Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Visto che vi piacciono così tanto, oggi ho deciso di filmare un nuovo svuota la spesa, quindi vi faccio vedere le cosine che ho acquistato qui al supermercato ad Amsterdam, quindi spesa olandese. So che vi piacciono questi video perché ci sono sempre diverse cosine che ovviamente in Italia non si trovano e vi faccio sempre scoprire qualcosa di nuovo. Ci tengo a fare sempre la solita parentesi un po' noiosa, però bisogna farla perché ricevo sempre commenti del genere, tipo: io non sono una nutrizionista, non sono una dietologa né niente del genere, quindi questo video lo faccio solo per farvi vedere quello che ho acquistato al supermercato, ma non voglio con questo video insegnarvi che cosa dovete acquistare anche voi, oppure insegnarvi che tipo di dieta dovete fare, che tipo di alimentazione dovete avere. Assolutamente no, però appunto vi faccio vedere quello che ho acquistato questa volta, perché ovviamente la spesa ogni volta è diversa, cioè magari alcune cose non le ho acquistate stavolta perché già ce l'avevo nel frigorifero, insomma, tanto per farvi un esempio. Però ci sono diverse cosine che tra l'altro non vi ho fatto mai vedere. Comunque sì, mia family, vi lascio al video, svuotiamo assieme la mia spesa olandese. Eccola qui la spesa appena arrivata, ve le faccio vedere le cosine prima, così proprio per farvi vedere come viene portata. E ci sono queste cassette blu che poi si possono ripiegare, diventano completamente piatte e vanno poi restituite alla prossima consegna della prossima spesa praticamente. Quindi qui c'è appunto la spesa e poi invece i prodotti da frigo, banco frigo, o comunque le cose appunto che vanno tenute nel frigorifero, arrivano sempre in questa busta di plastica. C'è da dire che qui in Olanda non siamo bravi come in Italia per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti. Pochi lo sanno, ma è così. E c'è anche tanta, tanta, tanta plastica che secondo me potrebbero evitare, però. Per quanto riguarda soprattutto la frutta, è molto difficile poterla acquistare senza plastica. Quindi adesso sistemo tutto quanto bene sul tavolo, così vediamo tutto nello specifico quello che ho preso. Ok, questa è la frutta che ho ordinato. In realtà avevo ordinato anche le fragole, che però non c'erano e quindi me le hanno scalate dal conto. Mi sono resa conto in questo momento che ho visto che non c'erano. Comunque ho preso allora ho preso i mirtilli blu, qui li chiamano bacche blu. Poi ho preso i lamponi, vorrei prenderne di più, ma queste sono le vaschette con più prodotto che riesco a trovare. Poi queste sono le mie solite centrifughe. Se avete visto qualche mio video svuota la spesa, sapete che non mancano mai. Adoro perché qui al supermercato appunto fanno direttamente loro queste centrifughe di frutta che non contengono nient'altro che appunto estratto di frutta, e ce ne sono di tantissimi tipi. Io prendo sempre questa, è quella da 1 litro ed è certo 100% spremuta d'arancia. Se andate al supermercato potete anche fare la spremuta voi, al momento ci sono tipo dei macchinari in cui vengono inserite le arance e poi vengono spremute al momento e appunto questa è la stessa identica cosa. E questa invece uguale, però più piccolina, questa è da mezzo litro, anche questo succo fresco, questo significa appunto succo fresco in olandese, un po' di lezioni di olandese per quanto posso spingermi. E questa invece è una centrifuga di fragole e spremuta d'arancia. Poi ho preso un avocado. Avrei dovuto prenderne di più perché nel frattempo che aspettavo la spesa ho finito tutti quelli che avevo, quindi vabbè, ho preso un avocado. Poi ho preso una rete di limoni, uso sempre tantissimi limoni, mi piace un sacco bere la limonata con menta, infatti poi ho preso anche la menta, vi farò vedere. Li utilizzo anche come assorbiodori nella lavastoviglie, come profumatori per la lavastoviglie, e se fosse per me berrei limonata ogni giorno e mangerei i limoni direttamente, così mordendoli, però non fa tanto bene allo smalto dei denti. E poi qui ho preso anche i kiwi, prendo sempre rigorosamente quelli verdi, uno perché sono meno dolci e io li preferisco come sapore, due perché hanno molta più vitamina C rispetto ai kiwi quelli gialli. Quindi sì, questo è quanto per quanto riguarda la frutta, appunto mancano le fragole, ma andrò al supermercato a prenderle. Altre cosine dal banco frigo, qui potete vedere il mio problema.
problema con la dipendenza da Starbucks, ragazzi. In realtà ho preso, ho visto, questi sono nuovissimi e in edizione limitata, il flat white. Pensavo fosse più simile al white chocolate mocha, al white mocha, però in realtà ne ho già assaggiato uno e purtroppo non sono proprio buonissimi, cioè sono buoni, però non quanto l'edizione natalizia del White Chocolate Mocha che era uscita, che è la mia preferita in assoluto e ovviamente non si trova più, però sì, penso che la prossima volta prenderò di nuovo il frappuccino. Ma sì, a casa mia non manca mai il caffè di Starbucks, lo so che sono un'italiana atipica perché in Italia non ho tipo mai bevuto caffè nella mia vita, sono arrivata qui in Olanda e adesso bevo Starbucks, lo so. Offendetemi pure, mi rendo conto, e ne ho presi 9, in realtà 10, però uno già me lo sono scolata. E poi, come vi dicevo, ho preso la menta fresca, anche questa ultimamente la prendo sempre, uno per fare appunto tipo la limonata, oppure metto anche solo nell'acqua qualche fettina di limone e un po' di menta per aromatizzarla ed è buonissima, e poi la uso anche nell'acqua calda per fare il tè caldo alla menta. Provatelo con un po' di miele e se vi piace anche un po' di limone è buonissimo. E poi altra cosina da banco frigo, ho preso la crème brûlée, io la adoro, ovviamente questa è più o meno insomma una crème brûlée, ma è molto molto buona, del marchio del supermercato Albert Heijn, ecco il caramello. Gnom. Ultime cosine dal banco frigo, poi ancora in realtà le cose del freezer che vi devo far vedere. Allora ho preso, prendo sempre questi che sono tipo dei tortellini, no, quali sono? Li avete sicuramente già visti, si chiamano perle prosciutto crudo, che forse sono tipo cappelletti, non lo so, però sono abbastanza buoni, non sono neanche lontanamente come quelli che troviamo in Italia, però devo dire che sono abbastanza buoni, c'è scritto anche in italiano. E poi altra cosa che io devo prendere praticamente sempre, allora o prendo la mozzarella di bufala campana oppure prendo la burrata, oddio mi fa impazzire, stavolta ho optato per la mozzarella di bufala. E queste sono delle piccole aragostine, sono buonissime, le faccio sempre con la pasta, tipo con le linguine, gli spaghetti, a volte con il pomodoro, i pomodorini, a volte invece solo così, faccio il soffritto insomma non rosso, senza pomodoro. Sono buonissime, ragazzi, io non le ho mai viste da noi in Italia, probabilmente esistono. Qui ero alla ricerca di gamberetti, quelli piccolini che abbiamo noi, però qui non si trovano così come quelli che abbiamo noi, i gamberetti, cioè come quelli in vasetto, avete presente? Qui non esistono praticamente, cioè ci sono i gamberetti ma sono o più grandi oppure piccolini ma decisamente diversi e non mi fanno impazzire, quindi qui prendo piuttosto appunto le aragostine, che non sapevo potessero essere anche così piccoline, ma effettivamente sì, e sono ancora più buone. E poi allora altra cosa che prendo sempre sono le fettine di formaggio, tipo le nostre sottilette però di formaggio cheddar. Quanto mi mancano le sottilette, sia quelle senza lattosio, che io in realtà dovrei mangiare, sarebbe meglio, sia le fila e fondi, ragazzi, quanto mi mancano le sottilette fila e fondi, perché queste non sono purtroppo così, non filano come quelle, però sono comunque molto buone, e come potete vedere hanno un colore un pochino più arancionio, più scuro rispetto alle nostre sottilette, perché sono con il cheddar. Poi, allora sì, ok, vi faccio vedere questa, anche questa potete insultarla, vi permetto di farlo, questa è una focaccia margherita, notare però che margherita è scritto correttamente, ragazzi, che non è cosa da dare per scontato, vi garantisco, e questa l'ho provata e non è niente male, è tipo una pizzetta, cioè sì, una focaccia con pomodorini e mozzarella, e devo dirvi che da italiana non è poi così malaccio, ho visto di peggio, quindi la prendo volentieri tipo snack. E poi ho preso questi sono degli hamburger freschi, sono del reparto pesce del supermercato, e sono hamburger di merluzzo, hanno una panatura molto molto sottile e c'è tantissimo merluzzo fresco, sono appunto, io li adoro, prendo o questi oppure ultimamente sto prendendo anche, mi piacciono un sacco, gli hamburger di salmone che non hanno panatura, stavolta ho preso questi. Ah, quasi dimenticavo, ho preso anche questi halloumi burgers, non lo so pronunciare, ed è un prodotto
di Cipro, come si dice, cipriota se non sbaglio, però appunto non so bene come farlo questo formaggio, tipo non penso alla griglia normalmente, non so neanche che sapore abbia, pensavo fosse tipo, non lo so, tipo il galbalino, invece è un formaggio un pochino più strano che non ho mai provato, magari è buonissimo, se lo conoscete ditemi come cucinarlo, come prepararlo o appunto come va fatto, perché non ne ho la più pallida idea. Poi queste sono invece le cosine del freezer che vi devo far vedere e rimettere subitissimo appunto nel congelatore. Ho preso per la prima volta di questo marchio, di solito trovavo un altro marchio, queste sono, sì, non le avevo mai viste, non so se sono nuove, però io adoro le patatine con questa forma, solitamente mi piace di più preparare le patatine da zero. Però quando sono pigra faccio queste, che sono comunque buonissime. Queste zigzagate sono quelle che preferisco in assoluto e le metto sempre al forno senza olio e vengono buonissime. Queste si possono fare sia nella friggitrice ad aria, nella friggitrice e al forno, e se qualcuno di voi ha la friggitrice ad aria fatemi sapere se me la consigliate e se sì quali cose potrei preparare, perché ne sto sentendo parlare talmente tanto e penso che potrebbe veramente tornarmi utile. Quindi fatemi sapere. Poi ho preso il prezzemolo, prendo sempre, non sempre, a volte prendo anche quello fresco, però questo è molto più comodo, quello surgelato in queste vaschette. Quindi sì, il prezzemolo, c'è scritto anche in italiano tra l'altro, visto adesso. E poi ho preso questi della Findus, che qui in Olanda si chiama Iglo, o Iglo dovrebbe essere la pronuncia olandese, perché la G si legge quasi sempre H. E sono, allora li prendo per la prima volta, non so se sono nuovi, ma sono filetti di merluzzo con pomodoro e mozzarella. Non so onestamente se esistano da noi oppure no, se esistono e li avete provati fatemi sapere se sono buoni, perché appunto io non li avevo mai visti, ho deciso di prenderli così tanto per provarli. Interessante vedere come i brand siano gli stessi, però cambi il nome a seconda della strategia di marketing, che ovviamente si basa sui consumatori, quindi siccome i nomi dei brand devono evocare sempre qualcosa di positivo eccetera, è una cosa che viene studiata tantissimo, il nome dei brand, per questo vengono cambiati di paese in paese. Poi altra cosa che avevo visto ma tempo fa nei video di alcuni youtuber americani che seguo, e c'era questo gelato all'anguria fatto così a forma di fetta d'anguria, si chiama pirulo, tipo vabbè, e non lo so, mi ispirava tantissimo. In Italia non li ho mai trovati e quindi non appena li ho visti sull'app del supermercato ho dovuto prenderli, sì, neanche fosse già estate, qui fa ancora freddissimo, però io prendo tipo gelati, ghiaccioli. E poi altra cosina che ho preso, ragazzi, questo invece è un prodotto tipico olandese, in questa spesa stiamo vedendo molti più prodotti italiani che altro, ma queste invece sono tipicamente olandesi e sono le bitterballen. Queste, ragazzi, sono la fine del mondo, si possono paragonare un pochino più o meno alle nostre mozzarelline panate, però non sono esattamente la stessa cosa, anche perché questo è formaggio belga o olandese. Belga olandese, vabbè, comunque non è mozzarella, ecco, questo è il formaggio, però la panatura è molto simile, e queste non hanno carne, perché ci sono anche le bitterballen che contengono carne, mentre queste no, e quindi le preferisco, perché la carne nelle bitterballen non mi piace affatto, queste invece hanno solo formaggio, sono strabuone. Anche queste le metto al forno senza olio, si possono fare appunto sia al forno che nella friggitrice ad aria, e di nuovo adesso mi chiedo, devo assolutamente comprarla? Fatemi sapere, perché ovviamente ne sto sentendo parlare ovunque. Quindi sì, queste sono le cosine da freezer che adesso tornano subito nel freezer. Poi cosine che invece vanno nella dispensa diverse
schifezzuole, come ben potete vedere. Allora, prima cosina, ho preso i pistacchi, mi fanno impazzire, dico sempre li sgranocchio quando guardo Netflix e dico sempre che ne mangerò tipo 5 e poi magicamente finisce tutta la confezione, stranamente non so come, però sì, sono buonissimi e voglio anche usarli per fare una pasta che aveva fatto la mia amica Laura quando è stata qua, con pistacchi e salsiccia, era la fine del mondo, devo assolutamente imparare a farla. Comunque sì, ho preso questi. Poi, allora, vabbè, passiamo a l'immancabile tonno Rio Mare, che penso fosse presente tipo in tutti i miei svuota la spesa. Not sponsored, però sponsorizzami Rio Mare, perché io onestamente ti faccio una pubblicità pazzesca. E tra l'altro sulle confezioni qua in Olanda c'è scritto numero uno in Italia. Sarebbe curioso per me sapere se la stessa cosa c'è scritta anche sulle confezioni italiane. Forse lo dicono gli olandesi, probabilmente non lo sanno, però è vero. Ma appunto non so se c'è scritto anche sulle confezioni italiane. Sì, niente da dire, tonno, io non riesco a vivere senza il tonno Rio Mare. Sarebbe teoricamente più sano prendere quello al naturale, lo so, però il sapore del tonno all'olio d'oliva secondo me è mille volte meglio rispetto a quello al naturale, sorry not sorry. Poi, vabbè, allora qui vedremo diverse cosine della Mutti in realtà, che è il brand italiano migliore che si trova qui e comunque uno dei migliori in Italia, e qui ho preso questo sugo che ho preso già diverse volte, è buonissimo, al basilico. E sì, è a base di polpa, pomodorini e basilico. Preferisco questo rispetto a quello classico. Quello con il basilico secondo me è sempre un po' più buono. E poi sempre della Mutti ho preso questi tubi e la salsina di pomodoro e verdurine, e la uso sempre per fare i soffritti vari, insomma per la pasta eccetera. Ne ho prese due perché le finisco sorprendentemente in fretta. Poi queste sono due bottiglie, vado un po' a caso ragazzi, queste sono due bottigliette d'acqua, non avevo mai assaggiato quest'acqua, non compro mai bottiglie d'acqua in realtà perché bevo sempre quella di rubinetto, che tra l'altro quella olandese è una delle migliori, se non la migliore in Europa, assieme se non sbaglio a quella della Gran Bretagna. Però sì, stavolta ho preso queste bottigliette perché voglio riempirle con la menta e le fettine di limone e portarmele tipo quando vado in piscina qui sotto casa. E poi sempre della Mutti, anche qua Mutti sponsorizzatemi, qui ho preso la polpa di pomodori datterini. E che la passata, in realtà non la polpa, la passata, ed è buonissima, anche questa la uso per i vari sughi o quando faccio la pizza fatta in casa, raramente ma succede, e sì, questa secondo me è la migliore passata. Poi, allora, altra cosa che non può mai mancare a casa mia sono le olive verdi. Non esistono olive verdi più buone di quelle della Saclà, io me ne sono resa conto trasferendomi all'estero. Queste sono le più buone che io sono riuscita a trovare qui in Olanda, di questo brand Carbonell, che però, se non sbaglio, è greco. No, spagnolo, però sì ragazzi, le nostre, io mi rendo conto che quelle Saclà non saranno le più buone in Italia, ovviamente, però per me, cioè, sono le mie preferite e mi mancano tantissimo, però appunto ho trovato queste che sono abbastanza buone in mancanza di quelle Saclà, diciamo, e ne ho prese due di confezioni perché appunto non posso rimanere senza olive verdi. Poi qui questa è, non so se l'avete mai vista in uno dei miei video svuota la spesa, questa è simile alla nostra panna da cucina, questa è letteralmente, questo significa panna culinaria da cucina, praticamente panna da cucina, è però più liquida rispetto alla nostra, ma molto molto simile come sapore. Bisogna stare attenti a quella che andiamo ad acquistare perché alcune sono super liquide e tipo se non ci aggiungete la farina non si amalgamerà mai e la pasta sembra più una minestra con la pasta dentro. Però questa ho trovato non è male, e qui più che sulla pasta la usano, come vedete qua, nelle zuppe, insomma anche noi, però anche sulla pasta, qui invece sulla pasta non sanno neanche che si usi, però a me piace tantissimo e faccio spesso la pasta con la panna e il salmone. Poi qui c'è questa tavoletta di cioccolata che mi sono resa conto di non aver assolutamente ordinato, ma spesso il supermercato ti fa dei regali, così ti fa provare delle cosine
così poi se ti piacciono ovviamente la prossima volta le ordini, però sì, mi hanno regalato questa tavoletta di cioccolato con le noci, che tra l'altro non mi piace assolutamente, però insomma, tra un po' viene Neil tra l'altro, quindi magari a lui piacerà questa cioccolata. Sempre parlando di cioccolata, ho preso, ragazzi, li avevo presi a Natale, ok? E mi sono ricordata di quanto siano buoni e adesso li ho ripresi. Forse era meglio se non mi ricordavo, però sì, i Lindor Rossi, ragazzi, è tra le cioccolate migliori, secondo me sul podio con Galak e la cioccolata Kinder Bicolor, ma sì, anche questi sono troppo buoni, mamma mia. E quindi poi ho preso il pane a fette, che è tipo simile a quello del Mulino Bianco, solo che questo è del bancoforno, quindi ha una durata super limitata, non dura come quello del Mulino Bianco, questo è pane fresco. E sono diventata olandese per questo verso, perché lo metto nel freezer. Dovete sapere, una cosa tipicamente olandese è congelare. Non so perché, ma tutti li prendono in giro per questo, però secondo me è una cosa super smart, congelano il pane. Però appunto è super intelligente come cosa, perché poi hai sempre pane fresco e quindi anch'io questo lo metterò nel congelatore. Poi ho trovato queste barrette ai cereali della Hero, che è la stessa marca che fa la marmellata che conosciamo tutti. Queste sono invece delle barrette tipo per la colazione. Ho provato sia quella allo yogurt che quella al cioccolato bianco, e queste al cioccolato bianco sono 1000 volte più buone. E sì, sono ai cereali, penso anche riso soffiato e cioccolato bianco. Buonissime sia come colazione che ovviamente a volte come dessert, e sono zero perché non hanno zuccheri aggiunti. E poi, super schifezze, ho preso anche le patatine, rigorosamente mi piacciono quelle zigzagate, così tipo rustiche, sempre rigorosamente dovete sapere al naturale, perché io non sopporto nelle patatine, incluse le Pringles, qualsiasi altro gusto che non sia naturale, cioè tipo, non lo so, panna acida, paprika, qualsiasi cosa, non mi piacciono, devono essere quelle semplici, naturali. Delle Pringles mangio solo quelle rosse e basta. E poi ho preso anche 2 pacchi di popcorn, perché nonostante per un periodo mi piacessero tantissimo i popcorn, quelli al microonde che si fanno al momento, ho trovato questi del marchio del supermercato Albert Heijn, che in realtà sono strabuoni, mi piacciono tantissimo. C'è anche la versione al caramello, la versione dolce, insomma ne fanno tantissimi. Però questo salato, quello semplice, è il mio preferito, ho preso 2 pacchi. E poi qui abbiamo ancora, in realtà di questi ne avete visti diversi, ne ho presi tipo 6, sì, una roba del genere, erano anche in offerta, se ne prendevi tipo 5, uno ti costava di meno, una roba del genere. E questo è il tè alla pesca Lipton Zero, senza zuccheri. È buonissimo, ragazzi. In realtà non lo bevo, cioè nel senso, se prima durante i pasti bevevo la Coca-Cola Zero, adesso sono passata più al tè alla pesca Zero, ma bevo acqua nel corso della giornata, però questo è molto molto buono. E unica cosa, non mi piace questa confezione, il tipo questo Tetra Pak, perché rimane sempre un po' di tè sul fondo e devo sempre tagliare questo angolino qui per riuscire a far uscire tutto il prodotto. E poi, ultima cosa, è da un po' che mi piace il succo alla mela. Non mi è mai piaciuto nella vita e adesso mi sono resa conto che invece mi piace molto. Ed ho preso, prendo sempre quello bio con 100% di succo. Ah, e poi altra cosa che avevo già messo nel frigorifero è questo. Ho comprato anche un prosecco perché non può mai mancare, cioè quando viene qualcuno a casa mia sempre rigorosamente si offre prosecco Aperol, rigorosamente. E questo è prosecco extra dry, perché è quello che mi piace di più e appunto non può mai mancare a casa, penso, di tutti quelli che originalmente sono del nord-est dell'Italia, una bottiglia o anche più di una di prosecco. E poi, ultime cosine, queste sono invece quelle del reparto drogheria, cose per la casa. Allora, prima ho preso 2 rotoli di Scottex per la cucina, li uso poco però appunto servono sempre. Questi sono quelli extra lunghi, quindi sono molto spessi e durano tantissimo, anche perché non li uso molto. Poi, allora, questa è praticamente l'alternativa al bidet che si usa qui in Olanda. Non
e non sapevo se farvela vedere o no. E questa, sì, sono, come ve li spiego, non penso che esistano in Italia, è carta igienica umida. Che si può praticamente sono delle salviettine igienizzanti per le parti intime che si possono buttare nel WC perché sono 100% biodegradabili e sono del marchio che noi in Italia chiamiamo Scottex, ma che qui si chiama Page, non so come si pronunci, però sì, è lo stesso che abbiamo noi e che chiamiamo Scottex. Poi ho preso due colluttori che non so mai se si pronuncia con due L, due T, e quindi lo dico sempre un po' alla cavolo perché ogni volta mi informo su Google e poi me lo dimentico. Comunque ho preso due colluttori della Elmex, questi sono quelli che preferisco. Come sapete, io ho una fissazione per l'igiene orale vera e propria e quindi non posso mai restare senza colluttore, senza filo interdentale, cioè devo fare tutti i miei step, il pulisci lingua, tutto. E questo è il colluttorio che preferisco, appunto della Elmex, ma la versione sensitive per denti, gengive sensibili. Soprattutto prendo quello sensitive non tanto perché ho le gengive e i denti sensibili, ma più che altro perché tutti i colluttori che non sono sensitive in realtà mi pizzicano il piercing alla lingua sulla parte inferiore. Non so se qualcuno di voi ha la stessa esperienza, ma da quando l'ho fatto è passato un sacco di tempo, che avevo tipo 17 anni, è sempre 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 così, quindi devo sempre prendere colluttori linea sensitive e questo Elmex non mi dà assolutamente fastidio. Poi, ah sì, questo ho preso, questo è della Ethos, che è un marchio tipo di drogherie come Acquasapone da noi, e c'è anche la sezione Ethos al supermercato, e ho preso l'alcol al 96%, questo lo prendo sempre da un sacco di anni e lo uso per igienizzare il cellulare, sia ovviamente nell'era Covid per tutte le schifezze, ma anche perché se noi, ed è per questo che io l'ho sempre fatta sta cosa da ben prima del Covid, se noi, siccome i cellulari sono zozzissimi e sono tra le cose più sporche che abbiamo perché lo appoggiamo ovunque, lo teniamo in mano costantemente, se appoggiamo il cellulare sporco sulla guancia, sull'orecchio, sulla guancia per parlare, ovviamente tutti quei batteri e la sporcizia va sul nostro viso, così nascono i brufoli. Quindi igienizzo spesso e volentieri appunto il mio cellulare con l'alcol, e più alta percentuale è, meglio è, perché c'è anche quello al 70%. 70%, mi sembra 75%, però preferisco sempre quello al 96%. Ah, e di questi ne ho presi due perché se ne acquistavi uno, il secondo era in regalo. E stesso discorso anche per il detergente, questo è il detersivo per la lavatrice, questo è quello per i colorati, perché prendo sempre poi a parte anche quello per la lana e quello per i neri. Questo per i colorati, e anche qui ne ho presi due perché se ne prendevi uno, il secondo era in regalo. Ci sono molto spesso queste offerte, queste promozioni. E poi queste sono le pastiglie per la lavastoviglie, che sono quello con cui mi sto trovando meglio, perché prima avevo quelle della Finish, mi piacevano un sacco, però qui su queste lavastoviglie non si sciolgono completamente. La lavastoviglie mia nella mia casa di Trieste è mille volte meglio, e qui invece ho bisogno di queste liquide. Ma con queste della Draft mi trovo bene, non so se questo marchio c'è anche da noi in Italia o se si chiama diversamente, ditemelo voi. Ma anche qui queste durano una vita, però ne ho prese tre perché se ne prendevi due, la terza era in regalo, quindi anche qua avrò pastiglie per la lavastoviglie tipo per 2 anni. E queste erano tutte le cosine di oggi, vi ho fatto vedere tutto.